Buonasera a tutti, stasera ci facciamo un bel piatto di pasta, un piatto di pasta alla calabrese. Vi faccio vedere subito gli ingredienti. I miei ingredienti sono dei fusilli, ne farò una porzione, dei fusilli, 30 g di pancetta cubettata, cipolla, peperoncino, aglio, passata di pomodoro, olio d'oliva. Iniziamo subito a tagliare i nostri peperoncini. Prendo i miei peperoncini che già ho lavato, taglio un pochino di peperoncino. Io ne ho di tre colori, sono degli abanero, li uso tutti e tre. Anche per rendere un po' più simpatico il piatto è un po' più colorato. Qui c'è veramente da divertirsi. Se vi piace il piccante, questo piattino fa per voi. Lasciamo cadere anche un po' di semini del nostro abanero. Prendiamo la nostra cipolla, la tagliamo molto sottile, ne basta giusto poco, stiamo facendo una porzioncina. Prendiamo il nostro spicchio d'aglio e tagliamo anche il nostro spicchio d'aglio a rondelline piccole piccole piccole. Più sottile lo tagliamo, meglio è. Ecco, io ne faccio appena mezzo spicchio, basta, per la porzione di pasta che sto andando a fare. Andiamo subito in padella con i nostri ingredienti. Come potete vedere, ho già messo su la pasta. È un sugo che si fa molto veloce, quindi il tempo della cottura della nostra pasta sarà pronto anche il sugo. Facciamo scaldare appena appena il nostro olio e andiamo subito ad aggiungere cipolla, aglio e peperoncino. Li lasciamo soffriggere un minutino, dopodiché andremo a mettere anche il nostro pomodoro. Dopo che abbiamo fatto soffriggere un po' la nostra cipolla, l'aglio e il peperoncino, mettiamo anche i nostri cubetti di pancetta e li facciamo brustolire per 30 secondi, non di più. Mettiamo il nostro pomodoro, attenzione a non bruciarvi. Amalgamiamo tutto e lasciamo cuocere per 10 minuti, giusto il tempo della cottura della nostra pasta. La mia pasta è pronta, abbassiamo qui anche i fuochi, mettiamo la nostra pasta nel nostro pomodoro, saltiamo qualche minutino e il piatto è pronto da portare in tavola.
impiattiamo subito la nostra pasta. Qui non mettiamo il prezzemolo, ma aggiungiamo una bella spolverata di grana padano. Il nostro piatto è pronto da portare in tavola. Grazie a tutti e una buona cena. Ciao ragazzi!